Ciao a tutti ragazzi! Allora, questo video avrei preferito farlo fuori perché oggi andremo a costruire una rampa per mountain bike, BMX, biciclette, insomma quello che volete. Ripeto, avrei preferito farlo fuori perché avrei voluto anche fare un test per vedere come andasse. Purtroppo piove, il tempo è brutto, fa freddo, per cui siamo qua nella mia taverna, la costruiremo qua e poi magari in un prossimo video la testiamo. Allora, come potete vedere, qui alle mie spalle abbiamo dei listelli di legno di pino, e sono sezione 40x30, e questi serviranno poi per fare tutto il rinforzo della rampa. Quelli sono dei pannelli, che saranno i pannelli che andranno a fare proprio la struttura della rampa. Questo invece è un pannello in materiale composito, che sarà quello che poi effettivamente creerà la rampa per saltare. Cominciamo a lavorare. La prima cosa che andremo a creare saranno le due spalle laterali della rampa, e le ricaveremo da questo pannello di legno. Quindi lo divideremo a metà, andremo a creare il raggio di curvatura della rampa, che avevo calcolato circa un raggio di 3,5 metri, per cui segniamo, lo tagliamo e facciamo le due spalle. Come potete vedere, ho diviso il pannello perfettamente a metà sulla propria diagonale, e adesso per andare a tracciare il raggio, guardate un po', ho attaccato questo filo scocciato al pavimento e gli ho attaccato un pennarello. In questa maniera riusciamo a tracciare perfettamente il raggio di curvatura. Benissimo, ora che abbiamo tracciato i nostri raggi, passiamo al taglio. Ecco qui, le nostre due spalle sono venute abbastanza bene, sono praticamente identiche, per cui adesso proseguiamo col passo successivo. Praticamente da questi due pannelli andiamo a ricavare il pannello frontale e il pannello inferiore. La rampa avrà una larghezza di 600 mm e un'altezza di 400. È una rampa abbastanza piccolina, però diciamo che per i principianti va più che bene.
adesso che abbiamo portato tutti i pezzi a misura, o quasi, perché questo ancora non l'ho tagliato, cominciamo ad assemblare. Andiamo a togliere con il flessibile in maniera tale che gli diamo la stessa raggiatura più o meno della nostra rampa. Direi che così è quasi perfetto. Allora, rispetto al progetto iniziale, che prevedeva anche di mettere un pannello sotto, ho deciso di non metterlo per il momento, ma di mettere solo i rinforzi sopra, perché non vorrei appesantirla troppo, perché mi sembra già abbastanza stabile. Per cui proseguiamo con i nostri travetti. Ok, mi sono segnato le posizioni dove vanno messi i travetti centrali, adesso faccio i fori e dopo li montiamo. A questo punto è praticamente finita, manca chiaramente solo il pannello sopra. Comunque mi sembra molto solida, mi sembra che tenga molto bene. Sono contento di non aver messo il pannello sotto, perché mi sembra già molto molto stabile in questa maniera. Per cui procediamo con l'altro pannello. Per montare questo pannello lo posiziono, lo fisso un attimo, lo taglio e poi lo fissiamo per bene. Ok, abbiamo aggiunto anche una vite e mezzo. Adesso non sto più a togliere questo pannello come pensavo in precedenza, lo tagliamo in opera così rimane a posto. La nostra rampa è terminata. Come vi dicevo stamattina, purtroppo fuori il tempo è brutto, piove, fa freddo e non mi va di testarla adesso. Magari faremo un bel video dedicato al test, così vediamo come si comporta. Se il video ti è piaciuto ti chiedo solo di lasciarmi un like. Se non sei iscritto al canale mi raccomando iscriviti, commenta, fai quello che vuoi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacione.